Ben ritrovati con l'appuntamento di Canale 2. Canale 2 c'è la trasmissione che va in onda alle 13.30 dalla nostra emittente, trasmissione alla quale segue ogni giorno la rubrica di Emanuele Giordano, Chicchirichì. Bene, oggi abbiamo pensato di realizzare una trasmissione in esterna perché ci occuperemo di un tema che sta facendo discutere in città. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che nel centro storico della città vi erano dei tavolini e delle postazioni in esterna di alcuni ristoranti e bar, ma più di bar, ecco, parliamo di bar. Bene, e da qualche tempo queste autorizzazioni sono state, come dire, negate. L'amministrazione comunale ha rimandato il tutto alla sovrintendenza, ovvero coloro i quali questi ristoranti che volessero installare queste postazioni, questi tavolini all'aperto, devono chiedere ora il permesso alla sovrintendenza, probabilmente per motivi di architettura, per motivi di rispetto della storicità dei luoghi. Ebbene, oggi si è svolto un importante incontro presso il comune di Altamura, tra gli operatori del settore che invece chiedono di poter installare tavolini, sedie all'aperto, così come si fa in tutte le grosse città, ma basta andare anche a Bari, a Matera, insomma, questo è consentito, e dicevo, gli operatori del settore e l'amministrazione comunale, quindi il mondo della politica. Vedremo che cosa è accaduto in questo nostro appuntamento odierno. Andiamo con le immagini. Noi come prima commissione abbiamo lavorato a questa bozza di regolamento su appunto gli impianti che dovrebbero aiutare le attività commerciali all'esterno. Si usa un nome francese appunto, Ideol, che insomma la gente non sa che, di cosa si parli, perciò utilizziamo la lingua italiana per farci capire. Dunque, il comune di Altamura era sprovvisto di questo regolamento, c'era una bozza adottata con le precedenti amministrazioni su cui la prima commissione ha lavorato. È uno strumento che consentirà appunto alle attività commerciali di poter utilizzare lo spazio antistante le proprie attività e che trattasi di uno spazio appunto pubblico. Proprio perché è pubblico e quindi della collettività ha bisogno di alcuni paletti, di una disciplina che da una parte lo limitano a chi utilizza questo spazio, lo disciplina insomma, in maniera tale che possa essere poi goduto dal resto della collettività e dall'altro consente appunto all'attività commerciale di poter utilizzare proprio a favore della collettività. È naturale che la disciplina consentirà proprio alle attività commerciali di avere una certezza di regole. Abbiamo individuato, sono stati individuati con gli uffici delle diverse zone e delle diverse regole, sempre più stringenti naturalmente nel centro storico che va tutelato e sempre meno stringenti verso il resto del territorio di Altamura. Territorio che interessa, credo, se non ricordo male, il perimetro fino alle mura megalitiche, ne parliamo anche con l'assessore Pellegrino. Quindi con questo nuovo regolamento, come sono messi i commercianti? Ecco, la tempistica consentirà loro di essere già pronti per la prossima stagione estiva? Speriamo proprio di sì, veramente Intanto sarebbe. speriamo che arrivi l'estate. A parte che speriamo che arrivi l'estate, a parte che speriamo di essere assolutamente pronti. L'incontro di oggi è il secondo che facciamo con le associazioni di categoria e con le associazioni anche dei professionisti, oltre ai commercianti che si sono voluti anticipare. Oggi presenteremo il nuovo regolamento, il regolamento aggiornato con quelle che sono state le imposizioni, fra virgolette, poste dalla soprintendenza, in modo da evitare quanto più possibile la parte soggettiva delle autorizzazioni e rendere uguale per tutti la fruizione. Ovviamente parliamo di quelle zone che insistono nel centro storico, vediamo Corso Federico piuttosto che le mura megalitiche. Oggi verranno presentate e speriamo vengano accettate, altrimenti non potrà esserci un regolamento condiviso da tutte le parti.
Beh, il fatto che si chieda la condivisione è già qualcosa di positivo. È fondamentale. Infatti ha fatto bene l'assessore Pellegrino e anche la consigliera Lillo a ribadire che noi abbiamo iniziato un percorso condiviso sin da subito. Noi abbiamo incontrato le associazioni e tutti i soggetti interessati sin dal momento in cui abbiamo iniziato a elaborare questa bozza di regolamento. Oggi è un secondo incontro e non il conclusivo, perché questa bozza è non la bozza definitiva, ma è la bozza che è stata elaborata dalla prima commissione di concerto con gli uffici e con l'assessore, che è andata in conferenza di servizi con le autorità competenti, sovrintendenza, ASL, comando e il dirigente Bonamassa, e abbiamo recepito delle osservazioni appunto maggiormente restringenti da parte della sovrintendenza, che interviene in quelle zone soggette a vincolo, che è appunto il centro storico, poiché abbiamo ancora dei punti sui quali non c'è condivisione massima tra l'amministrazione e la richiesta del limite imposto dalla soprintendenza, uno tra tanti è proprio quello temporale, stiamo cercando di coordinarci con le associazioni di categoria per trovare appunto una soluzione che possa essere un compromesso il più giusto possibile per tutti quanti, in modo tale da eventualmente ripetere una conferenza di servizi e giungere a un regolamento definitivo. Chiaramente questo regolamento, oltretutto quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, sarà una diciamo modalità che permetterà le attività, cioè è tale da permettere agli imprenditori, a tutte le attività commerciali, un unico passaggio dal comune di Altamura per avere la concessione dei deor. Mentre oggi soprattutto le attività del centro storico, oltre a presentare l'istanza di occupazione del suolo pubblico al comune, sono costretti a attendere e presentare un'istanza alla soprintendenza, a tutti gli organi competenti, ci sarà un unico passaggio nella misura in cui il regolamento venisse approvato all'unanimità con il parere favorevole di tutte le parti. Chiaramente abbiamo snellito molto anche la procedura per la richiesta dell'installazione del deor, e quindi abbiamo specificato bene come devono essere le strutture, quali devono essere i colori, quali devono essere le forme, la distinzione tra le strutture nel centro storico piuttosto che nel resto del territorio. Il territorio sarà diviso in tre parti: il centro storico e le mura megalitiche, che sono zone soggette a vincolo archeologico, la parte di rispetto del centro storico e tutto il resto del territorio. Queste tre aree avranno delle diverse strutture di deor. Ci sarà il centro storico, che potrà ospitare solamente deor semplici composti da tavolini, sedie, ombrelloni e delimitazioni verticali con fioriere. Ci sarà la zona di rispetto del centro storico, che consentirà anche la chiusura perimetrale con paraventi o ringhiere. Ci sarà tutto il resto della città, che potrà avere i deor chiusi, cioè inteso proprio come chiusura all'80%. Chiediamo anche al consigliere Piero Mascolo, lei, anche per l'attività che svolge nella vita, insomma, è anche un po' a contatto con le attività commerciali, così toccando un po' il polso, loro come l'hanno presa? Ma io credo che da parte dei rappresentanti delle varie figure di operatori sul territorio c'è stata la consapevolezza di collaborare con l'amministrazione affinché venga fuori un regolamento ampiamente condiviso. Noi abbiamo voluto, attraverso questo strumento, non solo andare a disciplinare le modalità le varie forme di deor che andranno poi ad installarsi sul territorio, ma abbiamo voluto, attraverso questo regolamento, far passare questo messaggio, cioè
che ponendo l'attenzione su queste strutture si fa al tempo stesso un'attività di attrazione turistica molto importante, per cui la risposta non è solo nel consentire agli operatori di installare i dehors per somministrare al pubblico alimenti e bevande, ma far diventare i dehors anche una cartolina nella cartolina che è Altamura. Pertanto è bene fare in modo che su questa materia ci sia la consapevolezza che il decoro e il rispetto, diciamo, di Altamura intesa come città d'arte venga messo diciamo in primo piano, così come in primo piano è messa anche la tutela degli interessi degli operatori, che voglio ricordare non sono solo i pubblici esercizi, ma parliamo anche di quei laboratori artigianali, Altamura, città del pane, e quindi noi sappiamo bene quanti turisti affollano la nostra città sapendo che è la città del pane. È chiaro che immaginare un dehors che non sia rispettoso della configurazione artistica e architettonica della nostra città è un dehors che può oltretutto anche danneggiare lo stesso operatore. Quindi da parte nostra lo sforzo è massimo, speriamo che oggi si possa concludere questa attività di confronto con gli operatori, con i rappresentanti degli operatori, e far partire quanto prima questo regolamento di cui la città ha estremamente bisogno. Abbiamo anche il consigliere Menzulli, e allora l'Altamura cerca di darsi anche un'identità attraverso queste strutture esterne che spesso sono anche un po' l'attrattività di molti centri storici belli, piacevoli. Insomma, Altamura ha bisogno, ecco, di uniformarsi un po' al resto delle belle città. Altamura ha bisogno, e in questo momento ha bisogno ancora di più, anche per Matera 2019. È chiaro che questa amministrazione, la nostra commissione, sta cercando in tutte le maniere di far andare la macchina amministrativa anche relativamente all'attività in maniera normale. Cioè, questa è la normalità, non deve essere una cosa speciale per Altamura, è la normalità. Altamura deve crescere come crescono tutte le altre cittadine. Non ci possiamo fermare, non possiamo pensare che ogni qualvolta dobbiamo approvare, dobbiamo fare qualche cosa, c'è qualcuno che ci deve dire di no, ci deve dire di sì. Noi abbiamo in testa come amministrazione una città diversa, una città vivibile, una città allargata, una città commerciale, per cui non ci possiamo fermare dinanzi a qualunque situazione che ci può opporre resistenza. No, una cosa, e voglio sottolineare, i tavolini in mezzo al corso nel centro storico non è opera del comune di Altamura, se non c'erano più, era chiaramente una cosa legata al di sopra, cioè era la sovrintendenza che aveva chiesto aveva fatto questa ordinanza. Per cui partiamo da un presupposto: questa amministrazione vuole un Altamura come prima città pugliese per tutte le opere relative al commercio, al turismo. Questo è quello che noi dobbiamo pensare di Altamura, senza andare contro partiti. Io voglio mettermi contro, io lavoro solo ed esclusivamente per il bene di questa città, e questo è uno dei primi provvedimenti che vedrete. Ne seguiranno molti altri, ma questo è un provvedimento che parte dalla prima commissione sui dehors, proprio perché vuole Altamura uguale a tutte le altre città, e vuole innanzitutto un'Altamura aperta, un'Altamura di tutti, un'Altamura allargata al turismo, al commercio. Questo è quello che noi vogliamo. Allora, grazie a Felice Grisi per aver realizzato queste interviste al comune di Altamura, un importante incontro del quale vi abbiamo dato un minimo di informazione. Beh, allora, che dirvi? Noi vi ringraziamo per averci seguito anche oggi, appuntamento a domani, solita ora. Domani ci sarà proprio Canale 2 CE sotto la conduzione di Felice Grisi. Grazie a tutti, a risentirci.